Guardi Ministro, noi la ringraziamo perché lei è stata disponibile a venire in aula eh, mettendoci la faccia, come ha sempre detto e sostenuto, come essere una sua caratteristica personale di fronte a tutte le questioni che ha sempre affrontato nella vita. Un atto di trasparenza che noi apprezziamo, ma è stato bene ricordato un atto non dovuto. Non dovuto perché sostanzialmente non può essere una trasmissione televisiva, un'inchiesta giornalistica a determinare il fatto che un ministro venga o meno a riferire in aula. Perché questo lo troviamo noi un fatto, come dire, molto preoccupante che dà la dimensione dello stato di salute in cui si trova la politica italiana in generale. Sostanzialmente più passa il tempo e più la politica italiana conta sempre di meno. Questa è la riflessione che bisognerebbe fare seriamente. Guardi, leggevo un articolo di qualche giorno fa sulla stampa del direttore Marcello Sorgi che diceva che oggi non conta né la quantità né tantomeno la qualità delle accuse. Oggi quello che conta è l'aspetto mediatico, sostanzialmente, il peso delle accuse mediatiche nei confronti delle persone. Guardate, solamente si faceva riferimento in quell'articolo in passato, no? che si arrivò addirittura con la forza mediatica a far dimettere dei ministri, è stato ricordato prima da qualche intervento, che poi sono risultati perfettamente innocenti, addirittura neanche sottoposti a processo. Questo per dire oggi il peso mediatico che importanza possa avere. Queste inchieste giornalistiche che determinano o pensano di poter determinare il futuro politico, noi della Lega ne sappiamo qualcosa, guardi, signor Ministro. Si ricorda l'inchiesta giornalistica, quella famosa sul caso Metropol, dei famosi fondi, rubli e quant'altro? No? Scusate, se non avete paura di quello che dico, state zitti. Grazie. Silenzio. Grazie. Signorevole Senatore Romeo, no. lascerà me il compito di impedire di essere disturbato? Non è disturbato al momento, qualche mugugno è ammesso, purché il disturbo ha non ragione. superi troppo i decibel consentiti. Proseguo, ha, ragione, ha ragione Presidente, chiedo scusa. All'opposizione, comunque naturalmente, inchiesta che è finita, è stata assolutamente archiviata. Mi ricordo che in quest'Aula si chiese più volte al Ministro Salvini di venire a riferire. Mi ricordo che addirittura l'opposizione ai tempi chiese una commissione d'inchiesta su quella vicenda. Bene, a distanza di, quello, di tutto quello che è accaduto, siamo ancora qua ad attendere le vostre scuse su questa questione. Grazie. Per questo motivo non entreremo, signor Ministro, in, nel merito di quelle accuse che le vengono rivolte. Primo perché, come è stato bene detto, questa non è un'aula del Tribunale, lei ha chiarito, ha, ha dato naturalmente quella che, che, diciamo così, tutti i chiarimenti necessari che erano dovuti su questa, su questa vicenda, ma anche per il semplice fatto che nessuno ha mai visto un atto giudiziario su questa questione. Quindi di cosa stiamo parlando in quest'Aula oggi? Di cosa stiamo parlando? Qui siamo, facciamo politica, siamo qui noi dobbiamo fare politica e facendo politica, se vogliamo fare una buona politica, dovremmo ogni tanto ricordare che la politica è autonoma e dovremmo smetterla di indebolirla giornalmente. Usiamo queste vicende per delegittimarci a vicenda. Questa famosa politica no, del garantismo a targhe, eh, dico io, targhe alterne, piuttosto che eh, magari il fatto di essere garantisti con i propri e sempre giustizialisti con gli altri. Ecco, io volevo solo ricordare a chi dice così che qui nessuno è esente nessuna colpa qui tutti abbiamo le nostre responsabilità ricordo per esempio il fatto che non ci avete messo voi di taglia vita non avete non ci avete pensato due volte per mandare a processo di, di mandare a processo eh, Matteo salvini sostanzialmente per, perché agiva nell'interesse nazionale nell'interesse pubblico difendendo i propri i propri confini quindi qui dovremmo interrogarci tutti Fare magari un passo in avanti, e soprattutto a chi dice che è, eh, perché poi viene utilizzato il fatto che è una questione di opportunità politica, qualcuno dice, certo. A chi dice così non rispondiamo che è un perfetto alibi questo per non affrontare il tema della separazione dei poteri. Un gioco di parole per sviare dai veri principi, principi di uno Stato di diritto che si concretizza nell'esistenza di un interesse, di un insieme, chiedo scusa, di garanzie costituzionali atte a tutelare le fondamentali libertà dei cittadini nei confronti del potere pubblico, in particolare di quello giudiziario. Tutto ciò dovrebbe farci capire che occorre essere garantisti non solo con se stessi, ma anche con, e, e, e non solo con i propri alleati o i propri compagni di di governo, ma anche e soprattutto con i propri avversari, perché solo in questo modo la politica potrà avere un domani. Grazie. Presidente.